Buongiorno ragazzi, allora facciamo quattro chiacchiere. Oggi è domenica, io sono nella mia postazione dove ho appunto la toeletta di IKEA, la vanity table. Mi sto dando una truccata, oggi non andiamo al mare, siamo stati invitati da mia cognata a passare la giornata nella sua villa. Lei ha una bellissima villa con piscina molto grande, molto bella, con una vista spettacolare. E oggi appunto passeremo la giornata da lei. Io non mi farò bagno in piscina perché adesso appunto mi sto truccando, mi sono appena addocciata, sapete, io con i capelli ho questo problema, mi faccio lo shampoo ogni giorno, quindi una volta che sono, come dire, con i capelli sistemati, mi secca andarmeli a bagnare in piscina, quindi non mi farò bagno, niente, organizziamo un bel pranzo, c'è pure un amico di famiglia e niente ragazze, quindi mi trucco in vostra compagnia, mi do una truccata così veloce. Allora, rimetterò questo prodotto di Maybelline, però ne metterò molto molto meno, perché fino a quando non riprendo il mio colore naturale appunto di pelle risulta troppo chiaro, e quindi solamente nelle occhiaie, perché a me la zona delle occhiaie mi piace molto molto luminosa. Vi devo dire la verità, non ho ancora trovato un prodotto che mi faccia fare wow. Allora, ragazze, vi dico che voi vedete due cose bianche. In realtà devo dire che non è così. Di presenza non è così. Comunque, ora io con la mia cipria, che ho fatto bene a comprare inizio stagione, che è, come dire, mi aggiusta tutto l'incarnato. Perché a inizio stagione non ero ancora abbronzata, però non mettevo più fondotinta, perché sapete che il fondotinta mi fa sudare, quindi figurate, avete visto che già con la cipria si è come dire, diminuito quell'effetto troppo chiaro. E quindi ho fatto bene a prendere questa cipria perché mi regola, ecco, mi regola bene l'incarnato. Sia per quando non ero ancora abbronzata e quindi mi aggiustava, e anche ora devo dire, perché è bella scura. Allora, metto questo rossetto, sempre quello di Astra, fucsia, tra l'altro con questo vestito sta bene, e quindi continuiamo. Sì, credo in effetti che stia finendo. Ah, mia figlia ha comprato qualche giorno fa d'acqua e sapone, ve lo dico così può essere un'informazione anche per voi. Ha comprato queste tinte labbra. Allora, non questi di Astra, perché questi costano, mi pare, intorno ai 6,90. Ha comprato di Debbie, il marchio è Debbie. Sono appunto queste tinte labbra long lasting che non si tolgono, erano in offerta, il prezzo iniziale era 4,90, in offerta lei l'ha preso a 3 euro e ne ha prese due. Devo andare a dare un'occhiata, vediamo che cosa mi piace. Questa mi piace molto, tant'è che forse è il primo che finirà. Ok, allora metto un po' di eyeliner. Qui sembra che ci sia il Grand Prix. No, in effetti non ce n'è Grand Prix. Passano solamente continuamente questi motori di grossa cilindrata che fanno le corse.
anche oggi trucco super semplice. Allora, io ho visto che si è molto mitigato questo correttore con l'aggiunta della cipria. Voi lo vedete? Allora, vediamo se posso mettere una pinzetta qua nel ciuffo perché mi sta dando fastidio. Ombretto nella palpebra non ne metto. Naturalmente non metto mascara, figuratevi. Figuratevi se metto mascara. Ho perso la punta. Eccola. Fatto un bel pastrocchio. Io vedo sempre meno e sta diventando un'impresa. Allora, vediamo. Secondo me con questo ho fatto una riga qui. Vabbè. Ragazza, vedete, ho sempre più difficoltà a truccarmi io. Allora, dai, metto un po' di blush di questo che è proprio rosa. È un bel rosa. E metto pure l'illuminante. Sono uguali come confezione, sono tutti e due di Make Up Revolution. Quindi appunto metto il blush, metto l'illuminante perché proprio, vedete, questo l'illuminante, non c'è nessuna intenzione né di prendere sole, assolutamente. E quindi, ok, ora vado semplicemente a sciogliere i capelli, mi pettino e mi faccio vedere di nuovo. Qua. Perché stai entrando da qui? Non ho Laggiù. mangiato. Così ha detto. Sì, prima e seconda il cancelletto e poi la Ah. porta quella che dà nella stanza, nel salone. Del Lavabo. piano, no, del piano, io ho capito quella, del piano dove c'è la piscina.
ecco, ho capito bene. E qua c'è un'altra, giusto? E qua ce ne dovrebbe essere un'altra. Allora, ragazze, questa è la villa di mia cognata, lei ci ha dato le chiavi perché per ora è fuori e quindi con tutte le porte e i cancelli che ci sono è un'impresa. Ma guardate quello che si vede. Com'è l'acqua? Devo nuotare? Come vuoi tu?
po' di fresco. Dai, ti devi tuffare, vai. Sì.